Buongiorno Carlo. Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sei con noi questa mattina, ma non sei a Roma, sei a Milano. Peraltro non eri a Milano ieri sera, ma sei arrivato questa mattina. Che stai combinando? Esatto, sono a Milano, tra l'altro ospite dei nostri amici della PAG Infografweb.it, insomma, che ci supportano con quei prodotti meravigliosi che avete avuto modo di apprezzare. Ne parlavamo anche ieri a proposito della grafica sul capitano a San Siro. Peccato non abbia avuto tempo per dimostrare, insomma, quanto lui a San Siro può fare, perché ieri giocavo davvero poco, però è sempre un piacere venire qui. Tra l'altro, ma Milano oggi è assolata, quindi devo dire è portato il sole, bravo. È un piacere doppio, sì. Bravo. Fa freschino rispetto a Roma, però non c'è una nuvola, quindi è una Milano ancora più piacevole. E che aria si respira a Milano dopo il pareggio di ieri? Che aria si respira a Milano? Ma tranquilla, io credo che comunque sia la sponda rossonera stia pensando ovviamente al derby del prossimo weekend, ma soprattutto a questo sorteggio di Champions, magari anche a qualche acquisto a gennaio prima della Champions, anche se poi non tutti quelli che potrà acquistare Gagliani potranno essere schierati ovviamente nella seconda parte della massima competizione continentale. La sponda nerazzurra sta pensando soltanto al derby, ovviamente, quindi a come ripartire di corsa dopo lo stop del San Paolo, perché ovviamente l'Inter adesso è a distanza siderale, insomma, la zona Champions, quindi bisogna anche un po' ripensare per la formazione di Mazzarri quelli che sono gli obiettivi stagionali. Ma ripartiamo... credo che assisteremo ad una bella partita proprio domenica prossima. Ripartiamo da quella di ieri, la tua proprio a campo libero prima delle nostre eventuali curiosità. Ma partita con qualche rimpianto, per carità, però alla fine è un 2-2 anche abbastanza giusto, nel senso che per fortuna, nonostante quello che si era potuto paventare alla vigilia, Rocchi ad esempio non ha inciso minimamente, quindi il discorso arbitrale non c'entra, perché c'era un rigore su De Rossi nel primo tempo, ma ce n'era probabilmente anche un altro su Kaká nella ripresa, ed è stato dato e concesso quello giusto ovviamente su Gervinho. In nessuna decisione mi è dispiaciuto l'arbitro fiorentino una volta tanto. Sono affrontate due squadre che erano in condizioni un po' diverse, nel senso che la Roma aveva due rientranti come Totti a destra che non potevano essere al meglio e mancava di Pjanic a centrocampo. Uh-huh. Il Milan per la prima volta aveva l'organico probabilmente al top, manca soltanto Shaarawy che comunque non era titolare nelle ultime settimane, ma aveva dei rientri importanti, uno su tutti è Bonera. Io continuo a dire, su questo Flavio siamo sempre divisi ovviamente dalla valutazione di questo giocatore, però è un giocatore pesante, nel senso, no, che d'accordo. Poi dove ci sta. E ieri si è visto e si è sentito. Bonera è uno che io fossi Prandelli mi porterei tra i primi 10 dei 23 per la selezione brasiliana, perché poi ci sta sempre bene rispetto ad un altro che magari può entrare e può ricoprire un solo ruolo. Bonera, ripeto, dove lo metti sta e gioca sempre da 6 più o meno. È chiaro che non sarà mai Beckenbauer, non sarà mai un difensore straordinario, ma è uno che si fa sentire. Se ieri ci fosse stato McSess al suo posto, la difesa del Milan avrebbe parlato molto di più, detto che poi ha giocato molto bene e ha segnato, ai noi, insomma, per sua fortuna, Zapata. Quello volevo dirti, fatto, diciamo, però, si sono messi a fare i fenomeni e allora... Sì, quello non è un fenomeno, quella è una cosa balistica che se ci riprova, come dice giustamente i compagni 100 volte, non ci riesce, perché sfiora il pallone con il naso e poi lo prende con il ginocchio dopo che è rimbalzato per terra, quindi lì è questione di fortuna. Però Zapata ha fatto delle cose meravigliose in copertura, con delle entrate in scivolata con tempismo perfetto, una su Gervinho in particolare, davvero egregie. Insomma, da una parte e dall'altra i due migliori in campo sono stati i due centrali difensivi, Benatia per la Roma e Zapata per il Milan. E anche questo secondo me la dice lunga sul fatto dell'equilibrio, sulla partita vissuta. Comunque su un 2-2 che poteva essere 3-2 per il Milan a un minuto dalla fine, 3-2 per la Roma a due secondi dalla fine, sì, con la conclusione finale di Gervinho. Quindi alla fine, per la revisione, ci sta tutto. Io continuo a dire, ed è questa proprio la sintesi del discorso, facciamo sempre conto che la Roma abbia pareggiato a San Siro sponda Inter, a San Siro sponda Milan, a Udine, a Torino e a Bergamo contro l'Atalanta, le altre le ha vinte tutte. Non è così, ma i punti sarebbero sempre gli stessi, per non sentire il peso di quei due punti persi contro il Sassuolo o contro il Cagliari. Se fosse stato così, che la Roma ha pareggiato soltanto a San Siro due volte, a Udine, a Torino e a Bergamo, sarebbe comunque una stagione
pazzesca da incorniciare. La stagione della Roma poi è pazzesca, ripetiamo anche quanto detto... quanto detto prima, che il problema per quello che si è visto fin qui è i punti che ha accumulato la squadra che ti precede, che sembrano un pochettino inflazionati da quegli episodi sui quali troppo spesso dobbiamo tornare. Ma vedi Flavio, io ci ho riflettuto anche sul discorso, non si è ancora riusciti a capire ad esempio se il primo gol della Juventus contro il Sassuolo è fuori gioco o no, non l'hanno ancora dimostrato eccetera, sì. Tanto poi ne fa comunque altri 2-3, per cui cambia poco la sostanza. È chiaro che quello è il gol d'apertura che apre le marcature, ma è anche vero che poi la Juve in quello è un po' fortunata, perché incontra il Sassuolo senza Berardi, Livorno senza Paulinho, volta per volta quando deve incontrare qualcuno manca sempre l'elemento di spicco della formazione avversaria. Adesso non so all'Atalanta cosa succederà in settimana, quindi faranno gli scongiuri, però anche quello è un appuntamento che secondo me la formazione di Conte non fallirà. Quindi lo avevamo detto, farà 5 vittorie più o meno saranno. Nel mentre della piccola crisi, se vogliamo metterla così, della Roma, dei 4 pareggi, la Juventus ha sempre vinto, quindi da meno 5 che era si è portata a più 5, ha creato questo vantaggio. Ha ragione Rudy Garcia quando dice la Roma intanto sta facendo una stagione straordinaria, sì. Vedremo poi quando sarà marzo-aprile come saranno le cose, se la Juve avrà questo vantaggio allora alleluia, viva la Juve, nel senso che avrà vinto una super stagione per la terzo anno consecutivo. Ma quello che conta, secondo me, la cosa più importante, lo più importante, come direbbe Rudy Garcia, è non tanto i meno 5 da Juventus, ma i più 3 sul Napoli e più 8 soprattutto sull'Inter. Sì. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Sì, siamo d'accordo. Peraltro poi sì, ecco, quindi si guarda, però a questo punto è capire quali sono i tuoi obiettivi, cioè non si guarda più avanti. Quello che volevo dirti però è che non è la partita col Sassuolo quella alla quale mi riferisco, c'è stata una parte di stagione nella quale la Juventus non è stata così convincente e nella quale ha raccolto più punti, secondo me molti più punti di quelli che in realtà meritava. Nella stessa parte di stagione la Roma ne ha raccolti meno, e ti cito solamente insomma 4 episodi, ripeto, Torino, Juve che vince con gol in fuorigioco, Roma che non vince, c'è rigore su Pjanic, poi c'è la partita di Verona contro il Chievo e c'è anche Roma-Sassuolo stessa, partita nella quale comunque un calcio di rigore sull'1-0 c'era e a quel punto l'avresti chiusa. Quindi solamente citando questi, insomma, il campionato per quello che si è visto non mi sembra che ci racconti di una Juventus che sia stata di 5 punti superiore alla Roma. Detto questo sono d'accordo con te. No, al momento sono d'accordo con te, tra l'altro poi la differenza la vedi in Champions, nel senso che quando lì non ci sono poi situazioni particolarmente favorevoli, è impietoso anche il confronto con Copenaghen o con Galatasaray, esci. Nel senso che magari in Italia un aiutino, una mano, una circostanza fortunata la trova, e all'estero no, per cui esce immediatamente dalla massima competizione continentale, perché in 6 partite non è riuscito a mettere più punti in cascina di quanto è riuscito a fare. No, la tua considerazione è assolutamente giusta. Ora però credo che sia il momento per la Roma di continuare a guardare se stessa, di ricominciare a guardare se stessa, perché è trovato Francesco Totti e non è un dato statistico da poco. Poi ieri la Roma segna 2 gol, come più o meno è abituata a fare quasi sempre, ma se andiamo a vedere le medie gol lo sappiamo, con Francesco Totti erano 3 a partita, senza Francesco Totti erano diventati 1 a partita. La Roma sta cominciando a incassare gol tutte le partite, e questo forse è l'aspetto fondamentale. Ieri c'erano Benatia e Castan, non a caso, io lo risottolineo, non a caso, senza voler gettare la croce su Burdisso, poverino, ma non a caso, come ci fa male Castan, poi la Roma prende un altro gol, l'aveva già preso, ovviamente, su quel colpo di testa di Zapata. Però il secondo gol che fa il Milan deriva proprio da un errore di Burdisso, nel quale non riesce a rimediare neanche Dodò. Perché con Castan sul centro della sinistra, secondo me Montari quel gol non lo fa. Ci può stare anche questa considerazione. Per la prima volta, peraltro, il dato è che la Roma prende più di un gol. Non era mai successo. Dal 30 marzo non accadeva, sì, dello scorso anno addirittura. Palermo-Roma. Palermo e, devo dire che è una considerazione interessante, perché se andiamo a fare un confronto, ed è una cosa che ho suggerito agli amici di Infografico, vedete che nei prossimi giorni tireranno fuori questa statistica, ovviamente magistralmente poi rifinita con i grafici come soltanto loro sanno fare. Secondo me andiamo a vedere la seconda difensiva della formazione giallorossa di quest'anno con Rudy Garcia, non dico tanto con quella dello scorso anno di Zeman, di inizio campionato, di Luis Enrique di 2 anni fa, ma anche con quelle di Ranieri, e il confronto è impietoso, cioè questa Roma è comunque di una solidità pazzesca. E la prestazione te la fa sempre, non è cercata una. Poi va a San Siro con il possesso palla, con il piglio della grande,
avete visto in larghe parti della partita di ieri, il pubblico si era ammutolito, nel senso che poi quando i giocatori hanno il pallone tra i piedi la situazione comincia a diventare difficile. Ieri tra l'altro Roma segna due gol, in uno, vabbè, un contropiede di Cervinio che prende chiaramente l'infilata magistrale, passaggio di Strootman in profondità e poi ricorda insomma lo stesso olandese, ma la Roma poi fa gol anche a difesa schierata, perché la prima rete è stata bellissima, questa penetrazione centrale di Strootman, gli Aic che riesce a dargli il pallone nell'unica occasione in cui abbiamo capito che gli Aic era in campo, tra l'altro, sottolineo io, e Strootman che la mette al centro per destra, è sembrato un gol meraviglioso. Ecco, ci sono alcuni aspetti che vanno registrati. Se manca Cassan o manca Benatia, la Roma poi prende un gol fisso a partita, perché purtroppo chi entra, in questo caso Burdisso, non è a livello dei due titolari. Gli Aic, nel momento in cui giocano Totti e Destro e sono disponibili, secondo me non può far altro che finire in panchina, perché gli Aic attuale è un giocatore, non dico impresentabile, però è un giocatore che non incide sulla partita, perché al di là del passaggio a Strootman filtrante di ieri, è un ragazzo che non affonda più i dribbling. Ieri non ha saltato neanche Emanuelson. Ieri a un certo punto ha avuto un paio di volte Emanuelson davanti e non ha neanche cercato i dribbling per andarsene via, per cui se non riesci a provare neanche a saltare Emanuelson, se lascia perdere, è inutile. Cioè, evidentemente non ci sta con la testa nel sentirsi importante, nel sentirsi un fattore. Forse è qualche cosa di psicologico sul quale Rudy Garcia, Fischio e Bompardo dovranno lavorare pesantemente, però al momento la Roma con lui dal primo minuto gioca in 10. Addirittura. Sì, Flavio, perché nel momento in cui tu hai un giocatore che non copre, perché non fa filtro in fase di non possesso palla, non è decisivo, perché un paio di volte Maicon l'ha lanciato, gli Aic è partito, ha superato l'avversario, si è fermato. Sono d'accordo sulla fase proprio di indietro e riparla a Maicon. E questa è una cosa esiziale. Sono d'accordo sulla fase della proposizione dell'azione, però per quanto riguarda il sottopalla, secondo me l'ha fatto anche bene ieri. Comunque c'è stato con la testa. Lo fa in delineati frangenti, però non è mai il giocatore che ti recupera un pallone. Cioè Cervinio ieri due volte è tornato sull'avversario e anche però dalla strada di caricare il pallone in una volta c'è anche riuscito. Totti è uno che, ripeto, mette sempre in cute paura, perché quando ha l'avversario davanti col pallone tra i piedi, cioè, sono tutti attentissimi a non perderlo davanti al capitano per paura che possa combinare qualcosa già ai 30 metri. Gli Aic non ne recupera uno che uno, ma perché non ha neanche il fisico, non l'ha mai neanche provato a fare, forse non gli hanno mai insegnato, la Fiorentina non lo svolgeva quel compito tattico. Però non è quello l'aspetto principale, è quando è la Roma in possesso di palla e gli Aic ha il pallone, che a me non piace gli Aic, perché trovo che sia un giocatore poco decisivo. Non è Cervinio che cerca l'avversario, non a caso Cervinio prende i rigori e gli Aic lo riprende. Non a caso gli Aic. Beh, ha preso anche gli Aic, adesso non anche quello al derby, insomma, rimane, quindi non è proprio. Sì, parliamo di un gli Aic, Flavio, che non vediamo da 2 mesi e mezzo. Cioè, ricordiamoci che gli Aic non segna da settembre, ha segnato soltanto all'Olimpico e fuori casa non ha ancora mai fatto gol. Fuori casa non riesce praticamente neanche a tirare in porta. E quindi è evidente che c'è un deficit di personalità di questo ragazzo, senza voler scagliare pietre su di lui, perché comunque ha 20 anni, perché deve crescere, per carità. Ieri ad esempio abbiamo visto un altro gradino in più salito da Dodò, nel senso che Dodò ieri con una partita di questo genere contro il Milan, 90 minuti interi, è sembrato ancora più un giocatore di calcio. Ogni tanto fa delle cose allucinanti, perché fa in aria della Roma nel primo tempo, ha provato a fare una cosa che al momento la Roma prende gol, però ogni partita lui sai un gradino di più, ogni partita tu vedi sempre maggiore confidenza da parte di questo giocatore. Di Aic invece sembra che ogni partita che giochi va sempre peggio, è sempre un gradino in più sceso nella considerazione del tecnico e dei tifosi. Non ti va giù, sto momento gli Aic, non ti va giù. C'era un messaggio, c'era un messaggio che tornava invece a quelli che ci hanno raccontato come dei burazzisti a un certo punto, Carlo. Non so perché dalla TV non si sono sinceramente sentiti, e da stamattina che se ne parla, in realtà è da ieri poi che dai quotidiani si carica già la situazione, cosa secondo me più grave in realtà poi di quello che accade, che spesso viene indotto anche da chi ci marcia un po' sopra. Al di là di tutto, ora staremo poi a verificare, ho cercato di chiedere anche qualche testimonianza a chi era in trasferta. C'era un messaggio di Alex, mettiamo che ci fossero stati, scusate, ora le curve della Roma sono a rischio squalifica dopo i fatti di ieri sera, ma loro sanno che erano presenti, perché dobbiamo rimetterci noi? Il discorso è un po' sempre quello. È l'Italia, di fondo, signori miei, no? Carlo, questo è un discorso assolutamente giusto. Io devo dire la verità, non li ho sentiti, anche se forse in una rissa finale si è sentito qualche insulto a Balotelli, ma in realtà sempre perché non per il colore della pelle, ma perché è Balotelli, quindi non per altro. Ma
è probabile che possa accadere, perché adesso d'ora in poi, siccome è successo alla Juventus, è impossibile poter dire qualcosa di diverso. Ormai la Juve è stata penalizzata, figure se non possono essere penalizzate anche le altre squadre. Vedrete che saranno penalizzate anche le altre squadre. Però direi che la Roma riempirà la curva di ragazzini che, a differenza di quelli della Juventus, non urleranno merda al portiere avversario, perché a Roma non guardate siamo che dico, rossa rossa a fare così. Guardate mo che ci vuole dove boccuccia. Guarda di chi si è apparato la settimana. Sante. Dio, che paura. Vabbè, tanto vedremo quali che saranno le decisioni, ovviamente poi andremo a commentare. Scusate, mi sono infilata così a Integel su che questo. Che ti inventi, Carlo, per la prossima? Poi ci andremo per la gara di Catania, però tante cose così come parliamo un po' di opportunità, ecco, di opzioni. Trotman De Rossi squalifica, ecco. Credo che sia una innanzitutto, ecco, sì, in Catania va battuto anche così, nel senso anche senza Trotman De Rossi, proprio di inerzia. Mi sono contento di poterli avere insieme a Pjanic, a meno che Pjanic non faccia il matto, non si faccia buttare fuori contro il Catania. Sono contento di avere il centrocampo titolare al cospetto della Juventus, che invece non avrà Pirlo. Mi invento Pjanic regista davanti alla difesa con Bradley, Florenzi e Lati. Quindi quello diceva pure Valentina, insomma 4-3-3. A quel punto i tre che sono partiti, Ljajic, Gervinho e Destro, li cambio in Gervinho, Totti, Destro. Gervinho, Totti, Destro. Quindi a quel punto potremmo vedere anche che più o meno poi quella che avevo detto io come nomi, solo che l'avevo messa con 4-2-3-1, con Pjanic regista a fianco di Bradley e poi tre dietro a destra, con Florenzi a destra a dare un pochettino più di equilibrio, Totti 3 no, sulla 3-4. Trattandosi una partita dai 15, Flavio, sì. Io non mi sorprenderei nemmeno se Rudy Garcia tirasse fuori Taddei, o nel ruolo di esterno alto, sì. O nel ruolo di intermedio. Non ho capito però perché alle 15, perché poi non lo so, perché ha asciutto le ossa, come perché? Sì, esatto, aspetta, cioè, esatto. A temperatura perché? Perché magari sarà bel tempo, insomma, quindi non ci sono i rischi di reumatismo. Ah, ecco. Il buon Rodrigo garantisce, non credo, i 90 minuti, per cui ecco, lì ci sarà possibilità magari di alternare un po'. Sicuramente Florenzi lo riporterei sulla linea dei centrocampisti, okay, anche per fare insieme a schermo con Bradley. Ecco, fatemi dire mezza parola anche su Bradley. Grande impegno ieri, grande disposizione ad aiutare tutti quanti, i compagni, eccetera. Però la qualità è lento. La vedi. Ma poi è lento. Allora, il problema di questa Roma qual è? Che se gioca gli 11 di inizio stagione, e quindi parliamo di Morgan De Santis in porta, Maicon e Balzaretti sugli esterni, Gastan e Benatia centrali, con Pjanic, De Rossi, Strootman, Totti, Gervinho e Florenzi, è una squadra. Come si abbassa il livello tecnico, perché chiaramente esce Pjanic, entra Bradley, è un'altra squadra, e paghi. Ieri Bradley ha sulla testa un gol del potenziale KO del Milan e non lo mette a segno. Ieri fa 2-3 cose nel secondo tempo, brutte, in delle conte, brutte proprio, brutte. Perché si addormenta sul pallone, sbaglia l'ultimo passaggio, fa delle scelte, e lì si vede la differenza. Che in quello la Roma nel futuro dovrà migliorare, cioè esce Pjanic, entra uno uguale. E allora a quel punto la Roma potrà davvero spiccare il balzo e andare a contendere la Juventus, i traguardi più importanti. Perché è quello che fa la Juve. Nella Juve esce Quagliarella, entra Vucinic, esce Vucinic, entra Llorente, anzi migliora pure se entra Llorente, non gioca Marchisio, gioca Pogba, quindi è più forte. Vedete che nella Juventus non c'è la differenza. Se pensate che il primo ricambio in difesa è Ogbonna, è un giocatore che magari avesse, insomma, nella Roma il primo ricambio in difesa è Burdisso, il quale purtroppo ad oggi ti crea quelle situazioni anche involontariamente, soprattutto involontariamente, per cui comunque prendi gol. Però è proprio nei primi rincassi. La Roma deve migliorare nei giocatori dal 12esimo al 18esimo. Cioè, laddove la Juve invece ha 16 giocatori, sì, tutti dello stesso livello. Sì, la Juve vince anche con Peluso, abbiamo visto, però vabbè, insomma, di questo e altro poi parleremo anche a partire da domani, Carlo. Intanto ti lasciamo. Ecco, guarda, andando proprio in giro proprio per l'Italia, la Roma avrebbe bisogno di un Bonera, avrebbe bisogno di un Pogba, certo, vado a cercare un Pogba, o quantomeno un Marchisio, cioè un quarto, ma basterebbe un Vidal. Basterebbe tanta roba. Però vanno trovati i giocatori che se esce De Rossi non cambia nulla, se esce Trotto non cambia nulla, se esce Pjanic non cambia nulla, perché tu hai un quarto uomo in quel settore che non è Taxidis, non è Bradley, ma è uno enormemente più forte. Buona trasferta a Milano. Sai qual è la cosa più bella di Milano? Sì, il treno ma io sto con l'aereo. Va bene. Molto bene, Carlo, buona giornata, grazie, a domani. Io vi mando un grande abbraccio, ragazzi, a domani. Ciao, ciao direttore. Yes.